Un'altra voce autorevole che ci accompagna in questa settimana di letture e riflessioni è quella della professoressa Rita Soncini, insegnante e docente di letteratura e di storia e soprattutto una grande amica di Casa Cervi, che ci accompagna in queste letture, in queste parole, testimonianze, voci prese appunto dalla figura di una testimone d'eccezione, una donna straordinaria, quella di Liliana Segre. E proprio come se fossimo i suoi studenti, la professoressa riesce a ripercorrere tutta la vita di Liliana, così come lei stessa ci ricorda, attraverso i suoi passi di bambina, di donna, di madre e soprattutto di nonna. Da quando Liliana Segre ha iniziato a svolgere la sua preziosa attività di testimone, esattamente 30 anni fa, sono stati pubblicati molti libri che la biblioteca Il Mappamondo e la Casa Cervi mette a disposizione della comunità. Poiché la Segre ha deciso di interrompere i suoi interventi pubblici per limiti di età facilmente comprensibili, anche questi suoi racconti scritti oggi assumono un valore aggiunto non indifferente. Diventano essi stessi, anche loro, portatori di nuova memoria. I titoli stessi, d'altronde, di queste pubblicazioni diventano immagini vive del suo percorso. Scegliete sempre la vita, la memoria rende liberi, voci dalla Shoah, sopravvissuta ad Auschwitz, il mare nero dell'indifferenza. Come insegnante di lettere e di storia, quando affronto l'argomento della Shoah e devo parlare di Liliana Segre, ho sempre il compito difficile di raccontare, senza perdere di vista, i due grandi interlocutori, i due mondi che devo collegare perché vivono esperienze e sensazioni, a mio parere, molto simili. Sento cioè il dovere di aver cura e rispetto per la preziosa testimone, quanto anche della fragilità dei miei studenti adolescenti. Entrambi sono mondi multiformi, poliedrici, entrambi vivono o hanno vissuto più persone in una stessa vita. Perché la storia incredibile di Liliana è fonte di ispirazione per chiunque, ma in modo particolare, a mio parere, per gli adolescenti di oggi, che hanno perso molti punti di riferimento stabili oggi soprattutto, e vedono spesso annebbiato il loro orientamento nella crescita e nella vita. Allora ecco che una storia nella storia con la lettera maiuscola può aiutarli. Quindi la memoria diventa essa stessa terapeutica, didattica, e grazie ai testimoni acquista materia, corpo, vita essa stessa. Soprattutto in questi ultimi 24 mesi, a scuola, in diverse occasioni, i ragazzi hanno chiesto esplicitamente di incontrare, di ascoltare testimoni, voci della memoria. E nelle sue testimonianze Liliana ha recepito il loro bisogno, questa voce, perché ha sempre scelto il suo uditorio. In più occasioni ha raccontato che, ad esempio, i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, della scuola media, sono troppo piccoli per ascoltare le voci della Shoah. Quindi ha eletto questa fase della vita, l'adolescenza, a momento ideale per ascoltarla. Forse perché lei non ha mai vissuto questa età, essendo passata brutalmente dal mondo dell'infanzia all'età adulta. Dunque veniamo alla storia di Liliana, che per sua stessa missione ha vissuto nei panni di una bambina espulsa da scuola nel 38, madre, sorella del padre, disperato San Vittore, clandestina, respinta dalla Svizzera, lavoratrice, minorenne, schiava nel lager, donna in tregua con se stessa, tornata a casa e ancora nonna, testimone. E da ultimo il ruolo, condotto con molto onore, come abbiamo visto anche recentemente, di senatrice della Repubblica Italiana. In questi diversi periodi si è trovata sempre a essere l'altra, la diversa.
ma in tutte le sue forme ha sempre mantenuto intatta la lucidità, la misura nelle parole, nei comportamenti. E ciò che più ammiro in lei è l'assoluta onestà. L'onestà prima di tutto con se stessa, l'occhio vigile che ha sempre puntato e che restituisce. Ecco, secondo me l'onestà oggi è l'esempio, il valore di cui oggi abbiamo tutti immenso bisogno. Veniamo quindi alla ricostruzione della sua vita nel libro Scegliete sempre la vita. La sua storia è un tessuto di coincidenze ed eventi quasi romanzeschi che l'hanno condotta indenne fuori dalla città della morte. Bambina ebrea nell'Italia fascista, è stata arrestata con il padre l'8 settembre del 43 alla frontiera con la Svizzera dopo un fallimentare tentativo di fuga. È stata rinchiusa per 40 giorni nel carcere milanese di San Vittore. Il 30 gennaio è stata caricata su un convoglio per Auschwitz, dove è arrivata il 6 febbraio. Ha passato una prima selezione, lei, che a 13 anni avrebbe dovuto andare direttamente al gas insieme alle altre bambine ebree. Invece era alta, sembrava già adulta. Nuda di fronte ai periodici tribunali allestiti nel lager per decidere della vita e della morte dei prigionieri, ha passato altre tre selezioni. Lei, con il suo aspetto scheletrico e malato, che non le dava il diritto di vivere ancora. È stata assegnata come operaia alla fabbrica Union e ha lavorato al chiuso, poco prima della liberazione, al campo da parte dei russi. Il 27 gennaio del 1945 è stata trascinata con altre masse di prigionieri lungo una follia conosciuta come Marcia della Morte, uno spettrale corteo di uomini annientati allo stremo delle forze. Malata nei suoi 32 chili, è sopravvissuto anche a questa prova. È stata liberata nel circondario di Ravensbrück il 1 maggio del 45 e il 31 agosto è riuscita a tornare a Milano e a sopravvivere ancora al muro di gomma, al disinteresse, al senso di fastidio che per anni in Italia ha circondato i superstiti dello sterminio. Oggi il bilancio della sua esistenza non è più in perdita: un matrimonio felice, tre figli e tre nipoti. Quindi, dopo l'espulsione da scuola, quindi a causa delle leggi razziali nel 38, il padre, dopo aver cercato invano di mettere al sicuro gli anziani genitori, tenta la fuga verso la Svizzera e Liliana diventa una clandestina, una minore, seppur accompagnata, che cerca di passare un confine che potrebbe darle la salvezza, diritti, libertà e di nuovo la circolarità della storia di ieri e di oggi e di tanti nostri ragazzi che siedono tra i banchi ed entrano subito in empatia con questa situazione. Il padre prende con sé la sua preziosa raccolta di francobolli, sa che valgono un piccolo capitale e in Svizzera potrebbero mantenerli a lungo. Qui Liliana è ancora ovattata nel mondo dell'infanzia, racconta in Scegliete sempre la vita: io mi sentivo già un'eroina, un personaggio di uno di quei film molto ingenui che avevo visto da bambina. Pensavo che avrei scalato la montagna, che ero una clandestina con le carte false. Con noi ben nascosti avevamo anche i veri documenti senza i quali non saremmo potuti entrare. Dovevamo dimostrare di essere ebrei in fuga. Durante poi la reclusione a San Vittore, dopo essere stata separata dal padre in varie altre carceri, finalmente rivede il padre e quindi da bambina espulsa da scuola clandestina diventa, per sua ammissione, sorella, madre del genitore. Sentiamo ancora cosa ci racconta. A San Vittore ero in cella con mio papà. Fu l'ultima casina, la cella 202 del quinto raggio, che condividemmo.
ho rivisto quella cella, ormai in disuso, anni fa, quando sono andata in carcere per raccontare la mia storia ai detenuti. Quei giorni a San Vittore sono stati decisivi per la mia vita. È stato il momento in cui sono diventata adulta, in cui ho smesso di essere figlia e per mio padre sono diventata madre e sorella. Stringevo a me quell'uomo disperato nel tentativo di consolarlo e gli dicevo: non ti preoccupare, l'importante è che stiamo insieme. E ancora, la notte aprivo gli occhi e lo trovavo inginocchiato accanto a me, che piangeva e mi chiedeva scusa per avermi messo al mondo. Che cosa vuoi rispondere a un padre che ti dice una cosa del genere? Cercavo di rassicurarlo. Non preoccuparti, papà, gli dicevo, io sono contenta di essere qui con te. Perché era vero, io non avrei voluto essere da nessun'altra parte. Se mi avessero detto, esci, sei libera, io sarei restata pur di rimanere con lui. La mia voglia di stargli vicino non aveva nulla di eroico. Nasceva semplicemente dall'amore. Ecco, ancora una volta vedo il parallelo con i nostri ragazzi. Tutti gli insegnanti come me a scuola hanno accolto, prima o poi lo fanno, studenti che diventano genitori e dei propri genitori. Si devono occupare di persone cadute in depressione, alle prese con le cicliche crisi lavorative o semplicemente con una separazione difficile, con malattie. Anche questo capita abitualmente a noi insegnanti. Torniamo a Liviana. Dall'esperienza del carcere è condotta poi alla stazione centrale di Milano, che per lei era un luogo ameno, da cui partiva per le vacanze. Qui è spinta come bestiame sui vagoni del treno che la porteranno ad Auschwitz. Lo racconta con dolore e lucidità in Sopravvissuta ad Auschwitz. Il viaggio verso Auschwitz, pochi ne parlano, perché pochi sono tornati, è uno dei capitoli più terribili della Shoah. Il mio è durato 6 giorni e per 6 giorni questa umanità viveva stipata nel vagone con le sue miserie, con i suoi bisogni fisici, con i suoi odori. All'inizio fu il tempo del pianto, piangevano tutti, lacrime che salivano al cielo mute. Nessuno poteva sentirle, non le sentivano i ferrovieri, né le persone in attesa alle stazioni. E quando attraversammo il confine, scesero i ferrovieri italiani e salirono gli austriaci e poi i tedeschi, e noi eravamo sempre più lontani da casa. Cominciava la lunga fila di paesini ricoperti di neve, da quei finestrini con le grate contro i quali premevamo i nostri visi. Vedevamo le chiesette, i camini fumanti, i bambini che andavano a scuola in quella che per loro era una placida mattinata qualsiasi. Loro non erano colpevoli di essere nati ebrei. Nell'inferno del lager, anche qui Liliana non perde mai la sua onestà, l'occhio vigile e attento su se stessa e sul suo istinto di sopravvivenza, che a volte la fa sentire orribile, come ripete molto spesso. Ancora oggi Liliana non si perdona di non essersi girata a salutare la sua compagna Jeanine, che diventa per lei simbolo del fondo di disumanità che ha toccato. Io non volevo guardare quello che c'era nel campo, i mucchi di cadaveri fuori dal forno crematorio, pronti per essere bruciati, i miei compagni in punizione. Non guardavo, con la mente ero da un'altra parte. Sono stata prigioniera 1 anno e mezzo col corpo, ma con la testa no. Quella non potevano obbligarla a restare lì.
Non sono stata la farfalla trafitta, ma quella che vola alta, oltre il filo spinato, perché ho sempre voluto vivere, fin dal primo giorno. Non solo io, anche le altre mie compagne, anche quelle che sono morte, hanno scelto la vita, perché tutte abbiamo scelto la vita, perché la vita va sempre scelta. Ora mi rivolgo a quei ragazzi che per un brutto voto, per un amore andato a finire male, fanno gesti gravissimi. A loro voglio dire che la vita è fantastica, meravigliosa. Voltate pagina, vi può accadere qualcosa di bellissimo. Un fiore che si apre, un bambino che nasce, scegliete sempre la vita. Non sceglievamo la vita, ma purtroppo poche di noi sono tornate. Una volta dietro di me fermarono Jeannine. Aveva perso due falangi di due dita. La macchina gliele aveva tranciate. La mandarono nella camera gas. Io mi comportai in modo orribile perché non mi voltai. Non accettavo più l'idea di perdere qualcuno. Dopo aver lasciato la mano di mio papà, il primo giorno da Auschwitz, non volevo più affezionarmi a nessuno, non volevo essere amica di nessuno. Così non mi voltai. Non le dissi: ciao Jeannine, coraggio Jeannine, o solo Jeannine. Avrebbe significato molto anche solo pronunciare il suo nome. Per la tradizione ebraica il nome è molto importante e portare via il nome a una persona è una cosa tremenda. Fui orribile, non mi voltai e mi rivestì. Il giorno dopo c'era un'altra operaia al suo posto. Ma io Jeannine non l'ho mai dimenticata. Non c'è stata una sola volta in questi 30 anni che io non abbia raccontato la mia storia senza nominare Jeannine. In certe scuole ho persino pregato gli insegnanti di far riflettere i ragazzi sul tema della colpa di essere nati a partire dalla storia di questa ragazza. Perché Jeannine non aveva fatto niente di male. Era una ragazza francese, giovane, bella, bionda, con gli occhi azzurri, che aveva perso due falangi di due dita, lavorando come schiava, e che fu mandata nelle camere a gas e bruciata il giorno dopo solo perché colpevole di essere nata. In quell'occasione io diventai come avevano voluto i miei persecutori. Non ebbi voglia, desiderio, pietà di voltarmi a salutarla. Liliana sceglie sempre la vita e su questo punto non ha mai avuto alcuna esitazione o dubbio. Anche quando durante la famosa marcia della morte il destino beffardo più che mai le fa trovare una pistola di un soldato tedesco abbandonata. Sentiamo cosa racconta. Scegliete sempre la vita. Su quella strada, il 1° maggio del 1945, successe l'inverosimile. Noi amebe, fummo testimoni di un fatto straordinario. I soldati tedeschi, che erano stati crudeli fino all'ultimo, si tolsero le divise e si vestirono in abiti borghesi. Il comandante si mise in mutande vicino a me. I soldati mandarono via i cani. I soldati tornavano alle loro case e avevano paura di noi. Avevano paura di noi. Era una cosa che in quel momento ci faceva impazzire, perché non capivamo cosa stesse succedendo. Davanti a noi stava cambiando la storia. Finisco sempre così la mia testimonianza. Quel comandante si era tolto la divisa, si era vestito in abiti civili. Non conosco il suo nome, non mi interessa conoscerlo. Era un comandante dell'SS, crudele, come il suo credo gli aveva imposto di essere. Lui e tutti i soldati tedeschi buttarono via in quel momento divise, armi, per tornare alle proprie case e dire più tardi che loro non c'entravano niente.
Io mi ero nutrita di odio, di vendetta, avevo perso tutto. Ero stata testimone di violenze inaudite, dell'odio, del male assoluto. E avevo sognato di vendicarmi. Quando vidi la pistola del comandante ai miei piedi, pensai: è arrivato il momento. Prendo la pistola e lo uccido. Mi sembrava proprio il finale giusto. È stata una tentazione enorme per me. È durata solo un istante, uno di quegli istanti che cambiano la vita. Ho capito che io non ero come il mio assassino. Io avevo sempre scelto la vita e per nessun motivo avrei potuto uccidere qualcuno. Non ho raccolto quella pistola, per fortuna, e sono diventata la donna libera e di pace che sono ancora.